Allora, Enrico Di Iorio, architetto, io sono terribilmente affascinato dal tuo lavoro e sicuramente scoprire qual è la passione che anima il tuo lavoro sarebbe una cosa che ci richiederebbe tantissimo tempo perché sarebbe una cosa speciale. Però andiamo dritti al punto. Io mi ricordo una volta, quest'estate, in campeggio con dei ragazzi, mentre tu eri lì con il tuo coltellino multiuso, stile MacGyver o agente segreto in vacanza, stavi scolpendo un ramoscello e ti sei lasciato scappare una delle tue perle. Hai detto, a proposito della luce, la luce che gli architetti cercano di mettere in mostra con le forme che progettano, hai detto che la luce è come la grazia, noi siamo come il materiale su cui si poggia la luce, insomma, hai detto qualcosa di speciale, rispiegalo meglio tu. Ci provo. Dai, perché tu hai detto così come la luce si posa su un oggetto, così la grazia si posa su di noi. Sì, allora, beh, penso che Questo mentre tema si... della luce è fondamentale per un Sì, architetto. è fondamentale perché penso che già uno dice quando qualcosa di bello viene creato si usa proprio la parola luce, viene messo In nella luce, luce. in luce. Senza la luce non ci sarebbero i colori, ma senza la luce uno non vedrebbe nulla. Ma questo è perché penso che il primo dono che Dio ci ha dato quando ci ha creati è essere co-creatori di bellezza e quindi Co-creatore di bellezza. Quindi co-creatori di bellezza. questo è il cuore del mestiere dell'architetto. Sì, è lavoro, nel senso è uno dei doni che Dio ci ha dato, è uno dei primi doni quando l'uomo ha creato Dio, cioè Dio ha creato l'uomo, no? Bell'lapsus, questa la lasciamo, non Sì. la tagliamo. L'uomo ha creato Dio, ce la teniamo. Esatto, questo qua può essere il rischio, questo è il rischio, che è l'uomo che pensa di aver creato Dio, no? E quindi lo crea a sua immagine e somiglianza, e invece è Dio che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E il primo dono che gli ha dato è proprio essere di continuare ciò che lui aveva creato, e fu la luce, il primo atto di Dio Cioè, fu questo questo. punto è fondamentale. Sempre in psicanalisi si parla molto del rapporto tra l'autore e l'opera. E uno dei presupposti, quando introduciamo la questione dell'inconscio, è che non è che l'autore in qualche modo che produce l'opera, è l'autore che accompagna l'opera nel suo farsi. Cioè, quindi non è in questo senso l'uomo che fa Dio, è come se l'uomo si mettesse a servizio della luce di Dio. Esattamente. Però io non voglio scendere in questioni teologiche, è semplicemente la questione della posizione. In che posizione mi metto rispetto all'atto della creazione? Sono padrone della creazione o assecondo la creazione? Ieri, prima di prendere questo appuntamento, tu mi hai detto: guarda, io non so se riusciamo a incontrarci perché devo consegnare un lavoro, cerco di capire oggi pomeriggio quanto sono produttivo. Qual è la variabile che ti fa essere produttivo? E soprattutto, in cosa consiste questa produttività? Ci dobbiamo stoppare perché c'è qualcuno che ti Sì, cerca. Riprendiamo fra un secondo. Rieccoci, come si rieccoci. dice a Beh, Roma. penso che al di fuori di quello non è l'uomo che crea Dio, quindi non è un discorso che uno può fare ai credenti o non credenti, non è questo il discorso. Il creativo di per sé, parlo come mia esperienza personale, si riconosce in quello che fa, c'è un mistero. Non è padrone dell'idea, si rende conto lui stesso, soprattutto nella fase quel finale, che si domanda come ha fatto a fare quello che vede, e quindi non è padrone, ma se c'è onestà, sincerità nel contemplare, nel guardare quello che è uscito dalle sue mani, quello si riconosce che è stato lui, ma si rende conto che non gli appartiene, e difatti riesce a contemplarlo. Non lo possiede, questa è l'arte. L'arte, infatti, l'arte creatrice è fatta per gli altri, non per se stessi. Ma in quegli altri ci siamo anche noi, cioè in colui che ha fatto quello. E questo fa capire proprio il mistero della relazione. Ecco, però la questione della luce, del rapporto con la luce, dell'arte, dell'arte creatrice, a me fa venire in mente un libro che ho iniziato a leggere su consiglio di un nostro comune amico, che questo libro si intitola Schegge di luce.
ed è un libro sul mondo di Tolkien, sì. Su Logos e mondo in Tolkien. E in effetti lui, in tutta la sua nella mitologia che costruisce nelle sue opere, fa vedere come il rapporto tra la luce e l'oscurità è molto delicato. C'è sia la tensione verso la creazione, ma anche la tensione verso la distruzione. Ecco perché mi interessava questo tuo punto sulla produttività, perché in fondo avere a che fare con questa materia incandescente può generare qualcosa, però può anche essere terribilmente dispersivo, cioè perché non è una procedura quella della creazione. E quindi quando uno è produttivo, ecco la domanda che ti facevo prima, cioè qual è la cosa che scatta interiormente? So, è una domanda da psicolaureato di turno, però sarebbe preziosissimo se tu dicessi qualcosa su questo. Penso, chiamiamolo passione, chiamiamolo amore per quello che uno fa, che va oltre il mestiere, cioè va oltre il fare, va oltre la parte tecnica. Io mi ricordo mio papà, quando ero piccolo, mi portò un bellissimo disegno che ancora ho adesso, adesso non ricordo quanto, comunque ero piccolo, e mi fa bellissimo, però è freddo. Io ci rimasi male al tempo. Poi ho compreso perché quello che mio papà, che è pittore, il quadro è dietro di te, di me, di mio padre. Ho inquadro un attimo, E che nell'arte, nel creare, nella produttività, questo penso sia la differenza. O uno fa tecnica, può fare un disegno perfetto, ma non comprende quello che sta facendo e quindi si annoia. Però diciamo che l'amore ci vuole, questo affidamento all'atto ci vuole, ma senza tecnica, senza capacità, non è che ci basta. Sì, la tecnica serve, ma per esempio io, avendo anche insegnato l'ansietà, dicevo ai miei allievi, la creatività non si insegna, la creatività ognuno ce l'ha dentro. Ma cosa si sente nell'atto della creatività? Scusa, ti sto un po' torturando, però... Nell'atto della creatività si sente l'umiltà di donare qualcosa di sé. Difatti, secondo me, nella creatività uno si conosce, perché... Nella creatività uno si conosce. Sì. Se fosse una frase in un libro dovremmo sottolinearla. Nella creatività uno si conosce. Cioè, io rivedendo i miei progetti, parlando dei miei progetti, parlando dei miei disegni, quando parlo ad altri sto parlando di me stesso, non sto semplicemente spiegando tecnicamente un progetto, io mi illumino e mi rendo conto che quell'illuminarmi nel spiegare quel qualcosa, perché è qualcosa di mio, nel senso non di mio che mi appartiene, ma della conoscenza di me stesso. Mentre ne parlo, parlo di me attraverso quello che faccio, cioè questo è l'unico modo per farsi conoscere. È importante la produttività, cioè l'amore, o comunque diciamo, qualunque cosa noi facciamo non è una teoria, non è un bel pensare, è una gira. Nel fare l'architetto uno può fare il tecnico, essere un bravissimo tecnico, fare diciamo tantissime opere anche utili, però non mettere mai nulla di se stesso in quello che fa. Quest'altra cosa che tu stai dicendo mi fa venire in mente, non so se è il tuo effetto, oggi sono messo io in una giornata particolare, un altro libro scritto da uno psichiatra e psicanalista che si intitola Mindscapes, Psiche nel paesaggio, il sottotitolo, un libro molto bello sul rapporto tra la psiche e il paesaggio e sul paesaggio interiore, cioè quindi su questa riflessività, su questa sintonia, che non è solo riflessività come io mi rivedo nel paesaggio. Secondo te che rapporto c'è tra lo spazio interiore e lo spazio fisico? Dato che tu dicevi che nell'atto creativo l'architetto si conosce, però tu produci qualcosa che è l'organizzazione dello spazio. Sì. Quindi tra spazio psichico e spazio che tu progetti, qual è il punto di intersezione? Cioè, questa frase qui, uno si conosce, sembra bella, poetica, però è molto complessa. Io mi posso, è centrato proprio, io non mi posso conoscere attraverso ciò che non vedo,
io mi posso conoscere solo attraverso ciò che vedo, e quindi la mia interiorità sono aiutato dal mondo esteriore a vederla, perché se no non riesco a vederla, cioè non riesco a provare emozioni, cioè io sento magari un'emozione ma non riesco a capirla questa emozione. Entrare in una chiesa romanica, per esempio, che è stata progettata da un essere umano, chiunque entra sente, ma quello che sente è un qualcosa di interiore, ma questo qualcosa di interiore che fa parte della coscienza di sé è stato generato e scaturisce da una relazione con l'esterno, con quello spazio. Quindi non è, infatti non è, gli altri animali si piegano allo spazio, mentre l'essere umano, che è persona, non è solo un individuo, piega lo spazio a sé. Cioè, ecco perché lo spazio è relazionale. Cioè l'uomo è capace, e ritorniamo al discorso di prima, di co-creare bellezza. L'essere animale no, perché è un individuo, quindi non ha il dono della persona, della creatività, non è capace di continuare ciò che Dio ha fatto. Invece l'essere umano sì, e quindi però, come detto tu prima, però l'essere umano può distruggere, lo può anche distruggere, esattamente. Quello è il delirio di fare Dio a propria immagine, cioè di pensare di essere noi creatori di tutto, e quindi anche di Dio. E quindi come pensiamo di essere capaci di creare le case popolari, per esempio, e ridurre l'essere umano a numero, a cella, e pensare di essere geniali in quello, no, lì non si è geniali, si è perversi, secondo me. Cioè, e lì proprio in senso negativo si vede come uno spazio può influire in maniera negativa sulla persona. Questo aspetto qui su... a questo punto sulle case popolari mi fa venire in mente, è tutta colpa tua, io faccio, rimando a te la responsabilità, un altro libro molto bello che ho letto quest'estate ed è scritto proprio da un professore della facoltà di architettura al Politecnico di Milano, credo, ed è L'architetto come intellettuale. Cioè, quindi da un lato tu dici che l'architetto continua, il creatore, l'artista continua l'opera del creatore con la C maiuscola, e lui parla dell'intellettuale un po' con toni nostalgici, dicendo c'era un'epoca in cui l'architetto concorreva a costruire una nuova visione del mondo. Oggi in quest'epoca invece l'architetto sembra essere quasi uno che fornisce una prestazione, un servizio per realizzare visioni del mondo costruite altrove, visioni del mondo che non sono frutto della mente dell'architetto, e quindi più che creatore diventa un esecutore. Tu questa cosa qui nella tua pratica quotidiana come la vivi e soprattutto come cerchi di cavartela? Perché forse la passione oggi per chi fa l'architetto sta anche in questo nodo qui, come vivere questa difficoltà, immagino. Allora, portare il cliente, infatti il complimento più grande che un cliente mi fa è: architetto, ma alla fine lei non ha fatto niente. È proprio questo, cioè, e questo è molto relazionale, perché io lavorando sullo spazio esteriore devo lavorare sullo spazio interiore, ma sullo spazio interiore non si può lavorare. Si deve ascoltare, e quindi ascoltando il cliente semplicemente tiro fuori ciò che io so per certo che tutti quanti noi desideriamo, cioè stare bene, cioè stare in uno spazio relazionale, non solo funzionale, che è differente. Io non devo vedere solo la funzione, non devo mettere solo il microonde al posto giusto, la presa al posto giusto e la lampadina al posto giusto, e dare delle misure a una stanza 14 metri quadri per una stanza doppia. Non basta quello, se no tutti sarebbero capaci. Basta fare un manuale e chiunque, leggendo quel manuale, lo applica e fa del bello. No, fa una casa, fa un contenitore. Però perché in quel contenitore ci si sta bene o non ci si sta bene? Perché non si sente bene o non si sente bene? E allora non è solo il gusto, che è quello che porta la persona a riconoscere ciò che è bello in sé, non è solo quello,
non è solo l'accostamento di colori, non sono solo le proporzioni, cioè non sono solo le misure, l'uomo non è solo misura, è anche questo, è anche questo. Cioè io sono 1,64, se metto un pencil in una cucina non lo metto a 2,20 m perché dovrei prendere la scala, però non è solo quello, non è solo quello, è proprio pensare come la persona si muove, come si relaziona, creare degli spazi. Io trovo aberrante che molti clienti mi chiedono che la stanza più importante è il bagno. Perché? Perché l'individuo si chiude in sé. L'individuo si chiude dalla relazione e cerca quell'unico spazio dove si può permettere di chiudersi a chiave. E invece per me il fulcro è la cucina. Beh, se tu studiassi un po' Freud capiresti perché il bagno è importante. Certo, certo. Ma difatti esce fuori la necessità della società. Questo individualismo porta anche a colui che viene chiamato a creare proprio delle cose che sono aberranti, che infatti non faccio e non farò mai. Anzi, cerco di portare la persona pian pianino a comprendere che se vuol star bene non ha bisogno di chiudersi sempre di più, ma di provare ad aprire, avere quegli spazi dove può avere l'occasione di incontrare qualcuno. Tu perché hai questa passione a voler introdurre aperture? La luce, e torniamo alla luce. Dove c'è luce c'è bisogno di uno spazio per far passare la luce. Bien, ci fermiamo su questo aspetto formidabile. Grazie Enrico. Grazie a te.